il colloquio, il selezionatore avrà già raccolto una serie di informazioni su di te attraverso il curriculum. Adesso però con il colloquio vuol conoscerti meglio, vuol valutare una serie di elementi legati alla tua personalità, vuol valutare i tuoi atteggiamenti individuali, le tue capacità relazionali, come sei in grado di pensare al di fuori degli schemi, se sei in grado di trovare soluzioni innovative ai problemi che dovrai affrontare quotidianamente e come pianificherai in maniera prioritaria il tuo lavoro. Le cosiddette soft skills, che sono le nostre caratteristiche intrinseche della nostra personalità e non invece legate a uno specifico ruolo lavorativo. Quindi non un singolo aspetto, ma un insieme di caratteristiche che fanno capire all'azienda che tu possa essere un investimento con medio-alto potenziale. Poco fa le aziende quando ti invitano ad un colloquio di lavoro ovviamente si preparano sul candidato e quindi vanno a ricercare tutte quelle che sono le caratteristiche del candidato. Quindi la cosa importante è anche che i social media riflettano quello che hai posto sul tuo CV. Ti consiglio dunque di controllare molto bene i tuoi social media, quindi Facebook, Instagram, ma soprattutto LinkedIn, che è uno dei social più importanti che il selezionatore estero andrà a controllare prima di invitarti ad un colloquio di lavoro. Come diceva Michele, le soft skills sono qualità che vengono apprese da un individuo durante la propria vita e quindi durante tutte le attività che svolge. Il mio consiglio è quello di essere coscienti delle proprie soft skills, ma anche delle transferable skills, ovvero tutte quelle caratteristiche che possono essere apprese durante un'attività, un lavoro, uno stage e che possono in qualche modo essere riutilizzate durante un'attività futura. Essere coscienti di queste competenze che si sono acquisite dimostra al selezionatore che si è coscienti di ciò che si è appreso, di ciò che siamo e delle capacità che abbiamo acquisito. Nel caso di uno studente, ad esempio universitario, che possa avere poche esperienze lavorative e più esperienze magari di studio, in questo caso sarebbe meglio citare alcune delle skills che sono state apprese durante il percorso universitario, come può essere durante un progetto magari la leadership oppure il team building oppure tutte quelle skills che possono essere associate all'organizzazione del proprio lavoro durante lo studio, e per fare degli esempi di come queste tipo di competenze possono essere riutilizzate al meglio durante il lavoro per la quale ci si sta candidando. La selezione inizia già quando metti piede all'interno dell'azienda, già come ti poni con il receptionist o la receptionist e come attendi il tuo turno per il colloquio, quindi poni attenzione anche in questa fase di attesa. Poi inizierai il colloquio, entrerai nella stanza con il selezionatore e il selezionatore inizierà a presentarti l'azienda, ma già prima inizia a formarsi la prima impressione del selezionatore, in quei primi 30 secondi o anche 20 secondi nei quali ti approcci, la cordialità, se hai un sorriso, come stringi la mano, come ti approcci in generale, qual è la sicurezza, che cosa comunichi in un primo momento. Ecco, questa prima fase è davvero importante. Il selezionatore probabilmente ti chiederà una presentazione libera e spontanea. Tu in questa fase non tentennare e preparati su questo aspetto. Che cosa vuol dire? Prima di andare al colloquio, raccogli una serie di informazioni e cerca di prepararti, in inglese si chiama elevator speech, una presentazione di 3 minuti che sia sintetica ed efficace, dove enfatizzi i ruoli in comune, o meglio i punti in comune tra te, la tua storia professionale e personale, la posizione per la quale ti candidi e l'azienda stessa. Quindi cerca di trovare un filo rosso che unisca questi tre elementi. Trova un match in questa triangolazione. Preparati
ma soprattutto allenati anche a casa prima di andare al colloquio, così come sto facendo io davanti a una camera del PC o del tuo iPad. Cerca di provare più volte questa presentazione per cercare di comprendere come essere più incisivi e efficaci. Sono d'accordo con Michele, il colloquio inizia dal momento in cui si mette piede in azienda, di come ci si pone con dei potenziali futuri colleghi, ovvero la receptionist o anche altri eventuali candidati. È molto importante dunque dimostrare interesse per l'azienda, magari raccogliendo delle brochure che possono essere disposte sul tavolino di fronte a noi, o comunque diciamo guardarci intorno e capire un po' qual è il mood aziendale, come si pongono le persone che lavorano in quell'ambiente. Ovviamente al colloquio bisogna andare preparati e bisogna quindi ricercare il più possibile dell'azienda per la quale ci si sta candidando. La gestualità, la stretta di mano convinta e sicura di sé e soprattutto un sorriso non ostentato, chiaramente, sono la carta vincente per porsi e per far capire al selezionatore che si è ben disposti verso il lavoro per la quale si sta facendo la candidatura. Ricordatevi che il selezionatore, oltre ad analizzare le vostre competenze, analizzerà voi come persone. Quindi che cosa significa? Andrà a vedere quali sono tutte quelle interpersonal skills, quindi tutte quelle competenze personali che voi riuscite a dimostrare, ovvero le buone maniere, il modo di stringere la mano, l'attitudine positiva. Sono tutte competenze che il selezionatore andrà a ricercare, perché fondamentalmente chiunque vuole lavorare con una persona che invece di mettere i bastoni tra le ruote sia una persona di supporto e che possa comunque apportare un qualcosa di molto positivo all'azienda. Quindi già entrare in azienda con un'attitudine positiva diciamo che riesce a convincere il selezionatore probabilmente per il 50%. Ovviamente poi il selezionatore vi chiederà di fare una piccola presentazione, sicuramente all'estero sarà la domanda ricorrente tell me about yourself, quindi in questo caso consiglio di prepararsi un piccolo speech di massimo 2 minuti direi, nella quale si presentano le proprie competenze in relazione ovviamente al lavoro che si sta ricercando e per la quale state facendo il colloquio. A questa domanda non dovrete raccontare la storia della vostra vita, ovviamente, ma dovrete invece specificare quali sono le competenze chiave che si sposano perfettamente con il tipo di lavoro che questa azienda vi sta offrendo. Non so se considerarlo un elemento di arretratezza culturale del management italiano, ma questo elemento viene preso ancora in considerazione, quindi dovrai tenerne conto. Non è importante tanto essere bello o bella, quanto avere una presenza adeguata al contesto. Quindi se andiamo in un'azienda di moda o stiamo facendo il colloquio per una posizione di receptionist o di hostess, molto probabilmente la presenza è un elemento davvero importante. Ma quindi dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo essere dei soldatini, conformarci senza avere libertà di espressione anche nel modo in cui abbigliarci? Non sarei così categorico. Basta prendere una serie di accorgimenti per non sviare l'attenzione del selezionatore su altro rispetto a quelle che sono invece le nostre qualità umane. Quindi cerchiamo di presentarci in maniera ordinata e pulita, cerchiamo di non andare vestiti sciatti o disordinati, ma in generale andiamo oltre anche l'abbigliamento. Siamo sorridenti, cordiali, educati, collaborativi. Quando si parla di standing, questo termine racchiude anche il modo in cui ci poniamo, in cui ci approcciamo, anche il modo in cui ci sediamo e ci comportiamo con il corpo, come muoviamo le mani, l'espressione del nostro viso e il modo di interloquire con appunto il nostro interlocutore. Forse è la più complessa. Dipende un po' dal tipo di lavoro, dipende dal mood aziendale e dipende soprattutto dal paese della quale stiamo parlando.
posso dirvi come funziona nel Regno Unito. Diciamo che l'abito nel Regno Unito non fa il monaco, quindi molto spesso non fanno caso al tipo di vestiario che si indossa. Ovviamente comunque la pulizia e la cura della persona è importante in qualsiasi paese, quindi presentarsi sporchi o mal vestiti comunque non aiuta al colloquio. Il tipo di abbigliamento prescelto deve essere anche incline al tipo di azienda per la quale si sta facendo il colloquio. Io vi consiglio di andare a ricercare un pochino nel sito dell'azienda per vedere eventualmente se ci sono magari delle foto del management, delle foto di gala dell'azienda, delle foto comunque che rappresentino un pochino l'azienda e da lì cogliere degli spunti per il vestiario. In Inghilterra è più facile potersi vestire, diciamo, anche un po' più stravagante. Con questo non significa che ci si può presentare vestiti da discoteca, ma significa che per una donna, se si ha voglia di indossare magari una camicetta bianca, un paio di pantaloni neri e magari puntare su una giacca color rosa o rosso sgargiante, questa cosa non viene vista male, anzi viene vista come magari un tocco di personalità in più e magari anche della creatività. La durata del colloquio può oscillare, è molto variabile, tra un minimo di 30 minuti e un massimo di un'ora, ma si può anche andare oltre un'ora. Dipenderà dalla importanza che il recruiter, il selezionatore, attribuisce al momento valutativo. Ovviamente se si sta facendo un colloquio per una posizione in cui le skills non sono molto elevate, allora probabilmente il colloquio si avvicinerà più alla durata dei 30 minuti. Se invece il ruolo per il quale si sta organizzando il colloquio avrà un impatto elevato all'interno dell'azienda, allora probabilmente il colloquio andrà anche oltre un'ora. È vero anche che si stanno moltiplicando gli interlocutori aziendali che vogliono entrare a far parte del processo selettivo. Questo moltiplica gli step di selezione, quindi a volte prima di ricevere un'offerta lavorativa si fanno 1, 2, 3, 4 colloqui addirittura. Indipendentemente dalla durata del processo selettivo o del singolo colloquio, il consiglio che ti do è quello di mantenere alta sempre la concentrazione e l'interesse dal momento iniziale al momento finale. La durata del colloquio all'estero varia da azienda a azienda, è completamente a loro scelta come e quanto, per quanto tempo sostenere il colloquio. Non c'è un minimo o un massimo di tempo. Ho sostenuto per esperienza personale colloqui molto brevi e colloqui anche molto lunghi. Diciamo che probabilmente nei primi 5-10 minuti del colloquio il selezionatore all'estero capisce se è interessato a procedere e quindi a magari portare avanti un colloquio anche per mezz'ora, un'ora per conoscere meglio il candidato, oppure se il colloquio è più breve probabilmente è perché ha capito che eventualmente non potete essere il candidato ideale per quella posizione. Normalmente il colloquio all'estero comunque è molto informale, ovvero il selezionatore cercherà di mettervi il più possibile a vostro agio. Quindi non si tratta di un interrogatorio, ma bensì di capire quali sono ovviamente le vostre competenze, se potete essere il candidato ideale per il tipo di posizione richiesta. Mi raccomando, proprio perché il colloquio è abbastanza informale, non abbassate l'attenzione, non abbassate la guardia, ovvero non vi lasciate andare, soprattutto dal punto di vista magari di come vi ponete fisicamente. Quindi anche se il colloquio sembra in realtà una chiacchierata tra amici, mi raccomando non sdraiatevi o rilassatevi troppo sulla sedia, mantenete comunque l'attenzione alta
e soprattutto cercate di concentrarvi il più possibile su quello che vi sta richiedendo per rispondere comunque al meglio in maniera molto breve e concisa. Il fatto di essere breve e concisi significa che siete in grado di riassumere le vostre competenze, che sapete quali sono le vostre skills e quindi quali sono i vostri punti di forza. Quindi l'essere molto brevi, concisi e chiari sui punti esposti è un punto a vostro favore. Questo forse è una delle cose più importanti durante un colloquio all'estero. Ci sono domande espressamente vietate dalla legge italiana, domande sulla fede politica piuttosto che sul credo religioso, che sulla nazionalità. E poi c'è l'articolo 27 del codice delle pari opportunità invece che vieta espressamente domande sull'orientamento sessuale, oppure se una persona è sposata o meno, se è fidanzata o meno, se ha figli o meno o se aspetta figli. Ecco, queste domande sono vietate. Come comportarsi se viene fatta questa domanda? Semplicemente declinare in maniera gentile e spostare la conversazione da un piano così prettamente personale a un piano professionale. È un elemento che ci dovrebbe far pensare, ci dovrebbe far riflettere su se realmente sia un'azienda illuminata o meno. Io penso di no, anche perché se noi poi accettassimo un'offerta di lavoro da questa azienda, probabilmente avremmo minato il nostro percorso anche di crescita professionale nel tempo. Nel mondo UK sono sicuramente vietate tutte quelle domande che riguardano l'orientamento sessuale, l'orientamento religioso, l'avere o non avere figli. Ma soprattutto, ad esempio, anche proprio nel curriculum non è obbligatorio mettere la data di nascita e nemmeno la fotografia. Quindi tutte queste cose sono discriminatorie, e per cui non è assolutamente obbligatorio rispondere a queste domande e sicuramente non vi verranno fatte. Non mi è mai capitato che mi venisse fatta una domanda del genere. È quasi un tabù, diciamo, in Inghilterra non si fanno questi tipi di domande nel colloquio di lavoro. Se per caso vi succedesse di ricevere una domanda di questo genere, io risponderei cortesemente che preferisco non rispondere e non dare ulteriori informazioni così personali in quanto non lo ritengo rilevante. Grazie di essere stati con noi e spero che questo video vi sia risultato utile. Ovviamente troverete la seconda parte del video sul canale di Kiva International. Vi chiedo di seguirci, di lasciarci qualche commento qui sotto se avete qualche dubbio. Sicuramente io e Michele collaboreremo per altri video, in quanto credo sia molto utile questo tipo di video nella quale si spiegano un po' le differenze tra Italia e estero. Cliccate su mi piace e iscrivetevi ai nostri canali. A presto! A presto! Sì, è proprio così, presto online la seconda parte di questo video dove affronteremo argomenti altrettanto importanti sul colloquio di lavoro in Italia e all'estero. Quindi continuate a seguirci.